intanto io sono felicissima di essere qui a conoscere un'altra realtà del nostro territorio così preziosa, che è un punto di riferimento per tanti ragazzi e per tante famiglie. Credo che insieme si possa fare davvero tanto di più, ma soprattutto nel lavoro di sinergia tra le istituzioni e gli enti del terzo settore. Questa è una cosa fondamentale. Io continuo a girare tutto il paese dicendo che non possiamo più fare a meno di una collaborazione stretta tra istituzioni, mondo del terzo settore e qualche volta anche mondo del privato e del privato sociale, perché abbiamo bisogno anche di qualche risorsa in più. Un po' d'entusiasmo, un po' di quindi credo che per il futuro si possa pensare che modelli come quello attuato da Sipario, dai ragazzi di Sipario, che tra l'altro lavorano da tanti anni all'inserimento lavorativo, all'inclusione e insomma con centri come questo e con attività e progetti come questo, possano essere un modello anche per tanti altri in tutto il paese. Soprattutto sul tema dell'inclusione lavorativa e del lavoro dobbiamo fare una grande riflessione. Io penso che prestissimo, nella riorganizzazione dell'Osservatorio Nazionale che si sta compiendo anche su richiesta della Corte dei Conti, avremo un gruppo di lavoro che potrà veramente indagare quello che è l'inclusione nel mondo del lavoro e proporre anche nella revisione della norma, della legge 68, importanti valorizzazioni per attività come quella di Sipario, per esempio. Questa è una cosa concreta che dobbiamo fare. Poi ci sono i fiori. Ognuno fa le sue cose. Tutte queste attività che nel corso degli anni si sono date da fare per immaginare dei percorsi lavorativi con contratti a tempo indeterminato e si sono arrangiate da sole devono trovare una valorizzazione nella norma. Già con anche il ministro Calderone abbiamo fatto delle riflessioni, da una parte sulle aziende e da una parte quella alla quale tengo particolarmente io su questo tipo di attività.